Ma io ho già risposto ieri a questa affermazione. Non c'è alcuna interferenza da parte italiana, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre dimostrato. Ci siamo preoccupati di ciò di cui ci dobbiamo preoccupare, cioè la tutela dei diritti del detenuto. Lo facciamo per la signora Salis come lo facciamo per tutti i detenuti italiani nel mondo. Vanno rispettate all'interno dell'Unione Europea le regole dell'Unione Europea per quanto riguarda la detenzione. Siamo garantisti, abbiamo detto quello che si può fare, abbiamo in costante contatto con la famiglia. Ieri ho consegnato un documento scritto al ministro degli esteri ungherese per dirgli quello che noi possiamo fare, che qualora venissero concessi gli arresti domiciliari alla signora Salis deve essere garantita comunque la sicurezza della detenuta agli arresti domiciliari e dei suoi familiari. Questo è quello che abbiamo chiesto. Considerarlo al contrario un'interferenza di Orban sulla sua magistratura, invece, secondo lei, quel tipo di affermazioni? Questo non, il problema, la polemica era con l'Italia, non era con loro. Sì.